Popline. Popline. Si chiama Burj Dubai ed è un grattacielo altissimo, il più alto grattacielo del mondo. Oggi lo inaugurano per l'appunto a Dubai, ce ne parla Luciana De Michele. Misura più di 800 metri di altezza, il grattacielo più alto del mondo, che verrà inaugurato stasera a Dubai. Con 160 piani, 344 km quadrati, 61 appartamenti, 18 hotel, 4 piscine, 3.000 parcheggi, ristoranti, un cinema, una palestra e il più grande centro commerciale esistente, il grattacielo di Dubai supera quello delle New Twin a New York, che con i suoi 541 metri di altezza vinceva fino ad oggi il primato. È questo il primo grande evento che l'Emirato Arabo ha deciso di celebrare nei primi giorni del nuovo anno, quasi a riscattare l'immagine del baratro economico in cui era caduta negli ultimi mesi dell'anno appena passato. I lavori per l'edificio sono iniziati 6 anni fa, sono stati impiegati 12.000 operai e sono stati spesi più di 4 miliardi di dollari. E sono molti che proprio per questo si domandano quale messaggio l'Emirato di Dubai, paese di contraddizioni per eccellenza, abbia voluto mandare al mondo. Sentiamo il giornalista e scrittore Sergio Nazzaro. L'inaugurazione è quasi come fatto tecnico doveva accadere ora. Il progetto in realtà ha un anno e mezzo di ritardo. Certo è che loro volevano inaugurarli il 9 settembre scorso con l'apertura anche della metropolitana, quindi tutti i progetti già stabiliti che devono aprire. Lo fanno oggi a gennaio anche perché è il quarto anniversario diciamo in cui c'è stata l'elezione dell'attuale governatore di Dubai, lo Sheikh Al Maktoum. Questa situazione ricorda un pochettino in parallelo quando c'è stata l'inaugurazione dell'Atlantis sulla Palma, che se ci ricordiamo ci furono quegli immensi fuochi d'artificio e furono spesi 35 milioni di dollari all'epoca, veramente spettacolari. Quindi in un momento più difficile è chiaro che viene presa quasi una sorta di iniziativa, cioè un momento topico che cerca di far cadere. Contraddizione? Sì, no. In questo momento sembra che oggi Dubai non debba fallire più. Sembra che i problemi di cui si era discusso precedentemente del default di questi debiti che non venivano saldati siano scomparsi, o meglio per dire, il problema, come ho già detto più volte, quando è delle banche appartiene a tutto il mondo, quando è del singolo investitore non interessa a nessuno e non appartiene a nessuno. Ci sono invece dei problemi che non sono ancora affrontati, che quindi sono i soldi degli investitori nelle proprietà immobiliari a Dubai sono state messe su degli escrow account, quindi dei conti governativi controllati dal governo. E perché questi soldi non tornano indietro? Dove sono? E quindi Dubai, davanti a una crisi, un momento delicato, risponde e stasera faranno di nuovo uno dei loro show. E questa è l'apparenza. Più che apparenza, io credo sia incoscienza. E quando, e questa forse è un'espressione un po' forte, è come quando dei bambini tanto posseggono così tanta riserva monetaria che stanno inaugurando un giocattolo molto interessante. Secondo me Dubai non è solo il Medio Oriente, rappresenta quello che è il mondo moderno oggi. Sto facendo un'opera di ingegneria incredibile, guardo tutti quanti dall'alto verso il basso, ma lì nel basso che cosa accade?